Buongiorno a tutti, come ha già ricordato Eliana, come abbiamo detto ieri, se vi identificate in chat col vostro nome e cognome, così Eliana prende le presenze. Ok? Quindi loro, se volete fare qualche domanda in chat, vi prenotate. Ok? Domande di Marinella Marchesi, sì, prego Marinella. No, mi è venuto in mente un altro problema che incontro quando faccio lezione, che Sì. nonostante io inizi dai colpi ravvicinati, come abbiamo visto, così, non appena questi iniziano dei colpi sopra, poi Sì. diventa il gioco sopra, e mentre nei colpi in basso, il movimento della pronosupinazione viceversa lo fanno, appena van da sopra. Tirano a giocare da sopra. Allora, è normale perché comunque, come vedete, nel badminton avendo una rete alta 1,55, no? E quindi dovendo farla scavalcare. Giocare poi da sopra la testa, quindi lassù, giocare poi da sopra la testa diventa normale perché comunque non è una rete bassa come quella del tennis. E si può sempre, cioè, se tu sei un insegnante comunque che vuole cercare di trasferire più abilità possibili di questo sport, puoi cercare sempre di fare delle partite condizionate, no? Quindi, ad esempio, inserire delle piccole regole, dei piccoli obblighi, in modo che poi loro, forzatamente, perché magari se no perdono il punto, siano, appunto forzati a colpire o sopra la testa, lassù, oppure, sotto o comunque davanti a te. Quindi, che ne so, no? Immagina che tu hai, senza avere un campo, tiri un filo, il classico filo che abbiamo tutti a scuola, quello bianco e rosso. Da lavoro in corso, okay, che ci salva sempre tutti a scuola, lo tiri all'altezza regolamentare di 1,55, ma poi puoi richiedere ai giocatori, cioè l'obbligo è quello di fare un colpo dall'alto sopra la testa e poi, risponde l'altro, il secondo colpo va colpito dal basso. Quindi cosa succede? Che il giocatore deve forzatamente fare scendere il volano e se deve colpire dal basso, facendolo scendere, poi andrà a colpire sotto mano. Ecco, in questo modo, ad esempio, crei uno scambio, una partita, chiamala come vuoi, dove ci saranno due colpi colpiti dall'alto e due colpi inevitabilmente colpiti dal basso, perché se devono colpirli da sotto, se no perdono il punto, tra virgolette, dovranno colpirli sotto mano. In questo modo eviti che magari giochino solo da sopra, però comunque calcolate che giustamente, poi i ragazzi, come tutti, cercano di colpire il volano il prima possibile, perché comunque questo è il gioco del badminton, non è un gioco al volo, e quindi giocando al volo l'obiettivo è quello di comunque non farlo scendere dal volano, perché se lo fai scendere comunque ti limiti dell'opportunità di fare punto, in quanto la rete è comunque alta 1,55, quindi ci sta che il giocatore vada a cercare di recuperare il volano il prima e quindi il più alto possibile. Sì, Dimmi Marinella quello se ti ho risposto come soluzione. ci sta, ma che io avevo il problema da un punto di vista poi dell'utilizzo tattico, però mi è venuto anche che tu, ok, anticipi, però se tu vieni a giocare in alto molto sotto rete, è logico che se l'altro è un minimo furbo, poi ti scavalca, poi bisogna vedere se tu riesci a ritornare indietro. Cioè, l'eccesso, anche se sono d'accordo con te, che se tu lo riesci a giocare di anticipo e dall'alto è un altro tipo di colpo che se lo prendi da sotto, no? Però quello che pensavo io è che se diventa una cosa molto forzata, sbilancia anche molto la posizione. Adesso, Poi sì, ci si arriva ovviamente se uno ha le gambe e comunque sa muoversi correttamente, ci si arriva. Poi beh, i ragazzi dai, sono molto più, perlomeno più fit e più in forma di noi, quindi ce la fanno. Però potresti fare anche così, immagina sempre di tirare il tuo filo, okay, senza avere il campo tracciato e puoi chiedere al giocatore, ok, di giocare in questo rettangolo, no? Quindi immagina che magari metti una fila di cinesini qui, ok, una fila di cinesini qui, quindi lasciando un po' di spazio dalla rete alla prima linea di cinesini, come se ci fosse 2 metri. E in questo modo, intanto che mi dici dei movimenti, vai anche a giocare sia sul giocare dall'alto,
e sia sul giocare dal basso, e li forzi a muoversi. In che modo? Appunto, loro devono stare dentro un percorso, un corridoio che tu gli disegni, ok? Appunto, con dei cinesini, con dei coni, con dei volani, con qualsiasi cosa che lasci un po' di traccia, e appunto gli fai giocare i colpi dall'alto, quindi gli chiedi di giocare lungo, alto, e loro forzatamente devono andare indietro e giocare sopra la testa. Questo qua risponde di nuovo lungo, l'altro poi deve rispondere sempre dall'alto, ma corto. In questo caso il giocatore che è qui dovrà andare a rete, ok? Colpire da sotto, gioca da sotto, l'altro fa uguale, e poi gli richiedi di rialzare il volano anche da sotto mano. In questo modo loro vanno a giocare qui e vanno a giocare qui. Quindi quando giocano qui, più o meno in quest'area, anche se entrano qua va bene, giocano da sopra e qui giocano da sotto. Però si crea poi uno scambio che diventa praticamente corto, lungo, corto, lungo, corto, lungo, che è un esercizio che nel badminton si chiama drop net, in questo caso potrebbe essere clear net, cioè comunque un colpo dall'alto e un colpo dal basso, che fa sì che il giocatore poi si muovi avanti e indietro. E è l'esercizio più vecchio del mondo, nel quale poi tutti, chi ha giocato a badminton, tutti i giocatori ci sono passati, perché intanto ti forza a muoverti, ti forza a giocare da sopra e ti forza a giocare da sotto. E se si riesce anche tra un colpo e l'altro, quindi immagina me che sono qua, no? Sono qui, immagina, sto colpendo un colpo lungo, no? Faccio un colpo lungo e poi so che io so che mi arriva un colpo corto, ecco cosa che posso fare, facendo colpo lungo da qua, ok, vado un pochettino avanti, vedo che l'altro sta colpendo, quindi come abbiamo detto ieri faccio il mio piccolo split, che funziona un po' come la frizione di una macchina, no? La frizione mi permette di passare da una marcia all'altra senza ingrippare, accordando e raccordando i miei movimenti, ma anche la mia velocità, quindi appunto è un regolatore di timing nello split. Facendo il mio split, poi vado avanti perché riceverò quel colpo corto, perché l'esercizio così vuole. Se riesco anche lì cerco di curare un pochettino la tecnica del passo in avanti, andando in avanti facendo l'affondo, ok? Quindi il giocatore va a colpire il volano con, io ad esempio sono destro, con la mano destra in avanti, con la racchetta protesa in avanti e la gamba, il piede destro in avanti. Ecco, in questo modo vai un pochettino a fare avanti, indietro, tra l'avanti e indietro, tra qui e qui ci deve essere un momento che c'è lo split. Aspetta, ci deve essere un momento, ok? Ci deve essere un momento che il giocatore fa il suo splittino, ok? Poi va, così, poi va alla rete, fa il suo affondo, ok? Torna un pochettino indietro, arriverà poi un volano lungo, fa il suo splittino, va col piede a fondo campo, va un pochettino avanti, come se dovesse recuperare il centrocampo, uno splittino, un po' avanti e via dicendo, e così vai un po' a giocare sull'alto, sul basso, sul lungo, sul corto e un pochettino anche ad allenare i movimenti. Di Marinella, se potrebbe essere una soluzione. Sì, grazie, perfetto, sì, carino, certo. No. Grazie. Allora, grazie. C'era un'altra prenotata, aspetta, no, c'è la prima Claudia. Natalucci. Claudia Natalucci, sì, Eliana, dalla tu la... Sì, sì. Io non vedo bene. Ok, vai Claudia. Ciao, buongiorno, ciao Fabio. Innanzitutto grazie, come al solito questi corsi sono interessantissimi. Allora, io sono docente della scuola secondaria superiore di scienze motorie. Allora, io ti chiedevo, la mia domanda è questa, un riepilogo veloce se è possibile sul regolamento del doppio. E poi anche per quanto riguarda il doppio, la posizione dei giocatori in campo, cioè in base a che cosa, volevo capire un attimo, cioè su che cosa si stabilisce la posizione, sulle capacità loro tecniche,
su invece semplicemente una questione proprio di posizionamento, eccetera, qual è lo spostamento migliore? E poi se era possibile avere un regolamento anche facile da poter somministrare cioè facilmente accessibile, perché poi ragazzi se trovano un regolamento di 20 pagine non te lo leggono. Quindi un regolamento che sia, diciamo, fruibile poter dare ai ragazzi. Ecco, tutto qua. Grazie. Grazie Claudia. Allora, non so se hai visto, ti ho fatto il segno dell'ok perché hai fatto una domanda finalmente bella, cioè, come anche Marinella, Grazie. assolutamente, di campo. Parto dalla seconda che mi hai chiesto e poi ti rispondo a tutte. Sui doppi. Allora, intanto, i doppi voi non l'avete fatto perché nel livello promoter, ovviamente io quando l'ho creato ho dato importanza ad altro. Andando avanti nei corsi, ovviamente vengono spiegati anche i doppi. Allora, intanto, il doppio, sapete che c'è il doppio maschile, il doppio femminile e il doppio misto. Il doppio misto è bello perché dà quell'opportunità di giocare maschio e femmina assieme, che è bello e inclusivo assolutamente. Allora, i doppi. Cerco di essere il più sintetico possibile e cerco di essere il più semplice possibile. Metto i miei tappi. Ok, allora, immaginiamo che sia un doppio maschile, ma se fosse un doppio femminile, ecco, è la stessa cosa. Ok? Quindi a livello di tattica, a livello di spostamenti in campo, il doppio maschile e il doppio femminile è la stessa cosa. È leggermente diverso invece nel doppio misto. Quindi immaginate che sia un doppio maschile contro un doppio maschile, piuttosto che un doppio femminile contro un doppio femminile. È uguale. Allora, il mio consiglio, se i giocatori non sanno ruotare, perché nel badminton non c'è una postazione fissa dove io prendo un punto in campo e il mio compagno prende un punto del campo, non c'è. C'è una interazione tra i giocatori, ok, che si spostano in base alla situazione del gioco. Allora, quindi, se i giocatori non sanno ruotare, e ovviamente a livello di principianti non sanno ruotare perché glielo devi insegnare, però prima di sapere fare tutto ciò devono avere una buona tecnica di base, perché se non sai fare alcuni colpi non ti dai neanche il tempo di poter interagire con il compagno. Ecco, io consiglio a livello di base di giocare il doppio così, ok? Cioè che ogni giocatore è responsabile della sua metà campo, quindi ecco, questo giocatore qua è responsabile di questa metà campo, il suo compagno dell'altra e anche gli avversari. Cioè, ognuno gioca su metà campo, quindi ovviamente si va a creare una zona di conflitto qui in mezzo, quando il volano è spedito dalla coppia avversaria qui nella linea mediana, perché qui in mezzo si rischia di dare le racchettate, i giocatori si devono mettere d'accordo, solitamente tra i due giocatori si dice, a meno che gli allenatori dicono, colpisce quello che ha il diritto sulla testa, perché se c'è invece l'altro che ha il rovescio, diventa un pochettino più debole. Ecco, quindi questa è la zona debole, ma io consiglio ai principianti che non sanno giocare di giocare in questo modo. Se invece sanno giocare e quindi sanno ruotare, ci sono delle rotazioni nel badminton, che adesso è un po' complicato spiegare qui, che si chiamano rotazioni lungolinea o rotazione incrociata. Il badminton non le giocate così. Allora, se questa coppia qua è in attacco, cosa vuol dire se è in attacco? È in attacco se il volano dall'altra parte è arrivato alto. Quindi se qualsiasi volano dalla parte rosa, no, degli avversari è spedito verso l'alto, quindi immaginate un servizio alto, un clear dall'alto, ok? Piuttosto che un lift dalla rete, comunque qualsiasi volano spedito alto, se questa coppia qui sa giocare bene, si pone in posizione di attacco. Com'è la posizione di attacco? Immaginate che il volano cada qua, no? Cada qui nell'angolino. La posizione di attacco è questa: un giocatore a fondo campo e un giocatore, diciamo, davanti, sullo stesso, vedete, sullo stesso lato del compagno. Ok? E quindi di conseguenza, se questa coppia è in attacco perché il volano è alto, quindi possono buttarlo giù, l'altra coppia deve stare in difesa. E com'è in difesa l'altra coppia è così. Questo giocatore che praticamente è sul lungolinea del giocatore a fondo campo, quindi qui, e questo giocatore invece, il compagno, che è qui. Quindi vedete, questa è la posizione che viene definita nel badminton, posizione di attacco, posizione di difesa. Quindi questi, finché
finché la coppia blu mantiene l'attacco, quindi finché tiene il volano verso il basso, ok, rimarranno posizionati così. Poi immaginate che ne so, che la coppia rosa rialza il volano, invece di rialzarlo lungo linea, ok? Lo rialza incrociato, cioè verso l'altro angolo, lo rialza incrociato, cosa succede? La coppia in attacco si sposta da questo lato, ok? E la coppia in difesa anche si deve spostare, perché altrimenti qui ci sarebbe un buco e quindi si sposta così. Queste sono le posizioni, ok? Di attacco e le posizioni di difesa. Poi può succedere che, ad esempio, no, questa coppia in attacco, che quindi è una davanti all'altro, mentre quella in difesa è allineata, è appaiata. Immaginiamo che la coppia d'attacco butta un volano verso il basso, questi giocano corto, ok? Questi fanno difesa corta, ok? E cosa succede? Per passare dalla difesa all'attacco, vedete che succede che, immaginiamo, questo giocatore va a prendere il volano corto, ok, e lo rialza, metti che lo rialza, rialzandolo fa sì che la coppia, ok, la coppia rosa vada in attacco e la coppia blu si metta in difesa. Ok, queste sono le posizioni di attacco e di difesa, nel doppio maschile e nel doppio femminile. Però, ripeto, è far giocare dei principianti in modo che ruotino così, che ci sia questa continua rotazione, vedete come una scacchiera dove le pedine vengono mosse, poi come appunto una scacchiera o una dama nei quadrati del campo, ok? Vedete, attacco, difesa, attacco, ok? Attacco, difesa, ok? È difficile farlo per i principianti perché non hanno i colpi necessariamente performanti per far sì che loro abbiano poi il tempo di ruotare, perché hanno dei colpi che non salgono verso l'alto o attacchi così efficienti. Nel doppio misto invece è leggermente diverso. Intanto, anche nel doppio misto, facciamo così, mettiamo i tappi giusti, ok? Maschio e femmina e maschio femmina. Nel doppio misto è differente perché c'è un maschio e una femmina che giocano assieme. E io ripeto anche qui, se i giocatori non sanno ruotare, non conoscono le posizioni, che giochino pure così. Cioè, per tutto lo scambio, ognuno mantiene la sua metà campo, quindi è responsabile della sua metà campo, punto. Se invece sapessero giocare, nel doppio misto, si giocherebbe così. Rispetto al doppio maschile e al doppio femminile, dove c'è appunto questa rotazione continua, questo passaggio da appaiati a attacco, difesa, ok? Attacco, difesa. Vedete che comunque i giocatori ruotano, no? A turno si trovano o verso la rete o a fondo campo. Nel doppio femminile, per caratteristiche, scusate, nel doppio misto, per caratteristiche, dei giocatori in sé, quindi comunque l'uomo è più potente rispetto a una donna, quindi può attaccare molto più forte. Non spesso e volentieri, solitamente si gioca in questo modo con l'uomo a fondo campo, ok, e la donna a coprire la rete. E quindi poi si cerca anche durante tutto lo scambio di mantenere fin quando è possibile questa conformazione con la donna che copre la rete e l'uomo che copre il fondo campo. Se la coppia dall'altro lato è in difesa, dovrebbe cercarsi di mettersi in questa posizione, che è la posizione più corretta. Quindi immaginate che qui c'è la coppia in attacco. La coppia in difesa dovrebbe essere così, con l'uomo sul lungolinea, l'uomo sul lungolinea, e con la donna sull'incrociato, sulla diagonale. Perché? Perché se l'uomo a fondo campo attacca in diagonale, ok, la strada del volano è un pochettino più lunga, e allora la donna, essendo sulla diagonale, ha un pochettino più di tempo per difendere meglio. Quindi questa è la situazione migliore. Poi capita che a volte siano così, cioè con la donna in difesa sul lungolinea del maschio in attacco, però non è la conformazione migliore. Ecco, quindi questo è il doppio misto rispetto al doppio maschile e al doppio femminile è fatto così, ha sempre le sue posizioni di attacco e di difesa, un po' come abbiamo visto prima, però con la donna che deve stare possibilmente sulla diagonale. E poi durante comunque tutto lo scambio è difficile, a meno che la coppia rossa non sia molto brava, è difficile che la donna sia qui dietro, ok? È difficile molto vederlo. La donna deve cercare di stare avanti per coprire la rete
in modo da permettere al suo compagno, partner maschile più potente di poter attaccare e di fare il punto. Allora, quindi credo di averti risposto a questa domanda. Su invece sul regolamento. Allora, sì, il regolamento, Eliana, se magari hai tempo, Eliana può incollarvi il regolamento qui in chat e quindi trovate il regolamento di Badminton. Però assolutamente sono consapevole, come dici tu, che spesso i regolamenti sono molto lunghi e spesso sono scritti in modo così forbito che sembra facile, ma non lo è. Io ti posso consigliarti, perché so che è di aiuto, è stato di aiuto, posso consigliarti questo. Aspetta che condivido il monitor, un attimino. Io, se volete, vi incollo il link. Ecco, io qua ho creato un canale YouTube, scusate, ho creato un canale YouTube dove ho cercato di, che poi ho utilizzato questo campetto, appunto, utilizzato questo campetto a posto, ho cercato di rendere il badminton il più semplice possibile. Poi non è così semplice davanti a uno schermo. A me piace il giocato, mi piace il campo, è stato sul campo. Però è abbastanza semplice e intuitivo, e nei primi video, ad esempio, se voi, ecco, andate qui, no? In video, nei primi video, se voi andate nel primo, sono tutti numerati, c'è scritto le discipline del badminton, il campo da badminton, il punteggio, come fare punto, ed è molto spiegato molto brevemente le cose essenziali, principali, e poi appunto con l'utilizzo della grafica. Se poi voi andate anche qua su in playlist, potete andare su questo canale YouTube e girare poi i link ai vostri studenti, utilizzarli per voi. Sono credo molto semplici, più semplici di leggere un regolamento di 20 pagine che non invoglio nessuno a leggerlo, perché comunque facciamo fatica tutti a leggere una cosa che sia più lunga di una pagina. Perché questo sono un supporto già ai video che conoscete, no? Se ricordate, tra l'altro cliccando su iscriviti, venite aggiornati in tempo reale su ogni caricamento di video. Quindi cliccando su iscriviti, poi qui di fianco c'è una campanella, cliccate sulla campanella e ogni volta che viene caricato un video vi arriva una notifica. Dicevo, poi oltre a questi, secondo me, questi video molto semplici associati a quelli che abbiamo fatto qualche anno fa con la federazione, quindi questi, e quindi se andate sul canale della FIBA, Federazione Italiana Badminton, ok, poi andate su e andate su playlist, qui c'è scritto video colpi di badminton, ok? Quindi trovate anche i colpi. Quindi associando la tecnica del colpo, ok, che trovate qui, a quelle indicazioni che vengono fatte utilizzando quel campetto che sto utilizzando io, secondo me avete una visione più completa. Poi ovviamente c'è sempre il manuale da supporto e, cosa più importante, i corsi, perché è un conto dirlo così tramite un monitor, un conto tramite i corsi. Stefania, scusa, avevi qualche altra domanda? C'era Salvo Playa, voleva fare una domanda, credo. Sì, per la mia domanda, Fabio, ci siamo. Era proprio sul doppio, sulla posizione. Da iniziare, come insegnare la posizione in campo, meglio partire ognuno nella propria metà campo, quindi grazie, era questa la mia domanda, la collega ha proprio anticipato. Sì, guarda, di già allora concludo, come hai detto tu Salvo, appunto c'è chi fa iniziare così, cioè uno di fianco all'altro appaiato, o chi fa invece giocare sempre così, uno avanti e uno dietro, giocare tutta la partita così o giocare tutta la partita così comunque non va bene, perché avete visto, il doppio è una interazione tra te e il tuo partner che ruotano, che si posizionano avanti o in linea a seconda della situazione. Però appunto, se io dovessi scegliere, farei giocare in questo modo, perché giocando così praticamente un giocatore viene escluso, perché poi spesso e volentieri a livello base giocano sempre forte e lungo, quindi quella rete praticamente non tocca mai il volano.
diventa anche abbastanza frustrante, ma anche demoralizzante per questo giocatore qua, perché non gioca mai. Se giocano così, ecco, in linea, spesso e volentieri giocano solamente quelli a fondo campo. Quindi, se devo scegliere tra le due, preferisco che giocano così. Anche perché poi c'è proprio un esercizio, ecco, magari ve lo dico, c'è proprio un esercizio che potete fare, un esercizio, una partita, che potete fare, che nel badminton, non so se è stata codificata così, ma tutti chiamano English Double, cioè il doppio inglese, ovvero si gioca un doppio dove appunto ognuno è responsabile, ogni giocatore è responsabile della sua metà campo, ok? Quindi io sono responsabile della mia metà campo. Cosa succede? La metà campo è il mio fortino e giochi a penalità, no? Ad esempio tu, insegnante, dici, ok ragazzi, giochiamo fino a 5, ok? E quindi ognuno gioca. Quando il giocatore, ad esempio questo, perde il punto perché il volano cade nella sua porzione di campo, perde il punto perché lui lo manda a rete, perché lui lo invia fuori, prende una penalità, quindi una penalità, poi risbaglia, 2, 3, 4, 5, alla quinta penalità, ad esempio, ma decidete voi, ad esempio, esce dal campo, no? E se rimane 2 contro 1, no? Intanto questi continuano, poi questo fa una penalità, questo ne fa un'altra, questo ne fa un'altra, e vi dicendo, magari succede che questo fa 5 penalità e anche lui esce dal campo, e alla fine si gioca una partita 1 contro 1 su metà campo, no? Vengono chiamate le partite doppio inglesi, che comunque ti spronano a giocare intanto in 4, sicché a giocare appaiate, quindi non a giocare un doppio ideale, però intanto anche allo spirito di cooperazione, perché poi i ragazzi spesso e volentieri, quando il volano cade nella zona di conflitto, no? E tendono a salvare il compagno, cioè ad esempio immaginate che questo giocatore a rete, no? Che è qua, no? Ti giocano un volano corto, lui va a prenderlo e poi lo spingono a fondo campo, no? E non ci arriva, nulla vieta al compagno di andare a invadere la metà campo e a salvarlo, no? E quindi poi c'è anche questo spirito di piano piano iniziare un pochettino a interagire, perché immaginate, questo è qui e poi un volano va a fondo campo e l'altro deve salvarlo, va qui, vedete che comunque si crea una situazione di due dietro, tipo l'attacco, come vi ho detto prima, e due di fianco, no? Poi ovviamente il gioco vuole che non si possa giocare così e quindi poi si ritorna in questo modo, però piano piano si inizia anche a costruire un gioco e diventa divertente per loro e si può introdurre anche appunto il gioco del doppio. Ok, grazie Fabio. Prego. Qualcuno si vuole prenotare sempre per le domande, chiedevano del campo, se l'avevi fatto tu, gli ho risposto di sì. Sì, no Giacomo, guarda, è facilissimo, ho preso il coperchio di una scatola da scarpe, il coperchio, proprio, vedete che è un coperchio, ci ho messo due bastoncini dei ghiaccioli, la rete è una copertina di quelle dove ci mettiamo i fogli, no? Ok, a 4, ci ho messo un pezzo di carta bianco, il campo me lo sono stampato, con la stampante ce l'ho appiccicato sopra, e tanti saluti. C'è questo sistema dietro di ancoraggio della rete in modo che rimanga tesa, ok? In modo che la scatola rimanga leggermente così nei lati, e quindi i paletti non mi vadano giù, ma mi rimangono tesi. Brevettalo! Ok, prego, se qualcuno ha qualche domanda, se no vi facevo anche vedere dei video che ieri qualcuno ha chiesto dei video. Ad esempio, qualche video, questo qua se vi ricordate l'ho detto al corso promoter, almeno con chi l'ha fatto con me sicuramente, e quel trucchetto, ma fin da piccoli di andare a lavorare sulle supino pronazioni, prono supinazioni del braccio e della racchetta, perché sono fondamentali. Intanto prima vi faccio vedere un'immagine, aspetta che presento lo schermo, vi faccio vedere un'immagine e vi ricordo che la rotazione del braccio, dell'avambraccio è fondamentale, e non è che è fondamentale solo esclusivamente nel badminton, è fondamentale assolutamente in tutti gli sport dove si necessita di questo movimento. Quindi, ecco, vi condivido il mio schermo, eccolo, lo vedete qua, se vedete questa foto. Se vedete qui in alcuni sport, vedete ad esempio nella pallavolo, ok, vedete il braccio che ruota, il braccio avambraccio che ruotano completamente e fa sì che il giocatore qui
abbia il dorso della mano con le nocche rivolte verso l'interno, verso lo sterno. Guardate nel tennis il servizio, quando la pallina viene spedita centralmente lungo la linea mediana, vedete che c'è la completa rotazione, la completa pronazione del braccio all'avambraccio. Guardate anche nella pallanuoto, ci sono questi tiri, questi lanci che poi fa sì che aspetta che mi rimetto, ecco, ci sono questi lanci che fa sì che, ecco, se mi vedete anche a me, che se la mano ruota completamente in questo modo, quindi vedete il mio dorso è rivolto verso l'interno, verso il mio sterno, ecco, questi lanci fatti in questo modo fa sì che si riescano a dare anche degli effetti che nella pallanuoto, ma come nella pallamano e nel tennis, vengono chiamati reverse, quando viene colpito o lanciato il volano piuttosto che la palla in questo modo. Nel tennis, quando si va a colpire la pallina così, vengono detti effetti slice, anche nel badminton, anche nella pallamano, anche nella pallanuoto, effetti slice che dai sulla pallina, sulla palla o sul volano. Quando invece la colpisci con la racchetta o con la mano, perché lo lanci così, vengono detti effetti reverse, okay? Che nel tennis questo solitamente non si usa, anche se ho visto una volta Federer a rete in un angolo fare così, colpire dall'alto così e quindi mandare la pallina in diagonale, quindi Federer veramente utilizza qualsiasi cosa, infatti è un fenomeno. Ecco, vedete questa mano anche qui nella pallamano, quindi nel tennis. Ecco, quindi l'utilizzo della rotazione, come dicevamo ieri, va insegnato fin da piccoli, fin da subito, perché se voi vi accontentate che i bambini giochino e che palleggino così, ok, racchetta padella, come se fosse una palletta di un vigile urbano, ok, e facciano questo, e poi dite, guarda che brava, come gioca bene. No, non sta giocando bene, sta scambiando un volano, ed è compito tuo farglielo scambiare meglio, quindi non ti accontentare che giochi così, perché per come abbiamo visto e detto ieri, i bambini in quell'età sono delle spugne, quindi qualsiasi cosa gli dici, qualsiasi cosa gli fai fare, qualsiasi cosa gli mostri correttamente, loro l'assimilano. Quindi ad esempio vi faccio vedere un video, adesso ve lo metto, brava, aspetta, ok, ecco, faccio vedere questo video, ho levato l'audio di questa bambina, ero a casa di un mio amico, ok, e questa bambina colpiva così e colpiva tutti sopra la testa, immaginate da quello che si riesce in casa a colpire sopra la testa, quindi non è che aveva il gomito altissimo, ma ci sta perché non hai l'altezza. Comunque colpiva sopra la testa, però colpiva così. E le colpiva tutte, e che brava. No, non è così brava. È bastato mettere lo stratagemma della faccina, e lei, invece di colpire piatto, ha iniziato a colpire in questo modo, con grande suo stupore, visto che il volano poi andava molto più forte, perché un conto è spingere il volano così, un conto è spingerlo così, ok? Fa sì che il volano vada molto più lungo, molto più alto. Ecco, faccio vedere il video, quindi vedete, rispetto a prima, vedete che ruota dietro, ruota avanti, ok? Adesso vi ho levato l'audio, ma poi lei si metteva a ridere, no? Perché? Vedete che ride. Perché ha capito, vedete che contenta che salta, perché ha capito che tirava molto più forte, cioè che riusciva ad accelerare molto di più. Ecco, il trucchetto è stato solamente quello di mettergli la faccina triste e faccina felice, e quindi di dirgli, quando arriva il volano, porta la racchetta dietro, quindi è triste, se porti la racchetta dietro si vede la faccina triste, perché tu sei triste perché la racchetta non la vedi, perché è rivolta verso il muro. Quando colpisci sei felice perché vedi la tua racchetta in avanti. Cioè veramente basta veramente pochissimo perché loro si abituino a giocare meglio, facciano la cosa giusta. Quindi ecco, come dicevo ieri, poi dovete sempre trovare voi la vostra strada. Se puntate solo sul divertimento va benissimo, non c'è nessun problema. Se puntate a dargli qualcosina di più, allora dovete insegnare. E ripeto, io lo dico sempre nei corsi, è più difficile insegnare rispetto a prima, perché una volta ci trovavamo dei bambini che erano più abili, ok? E quindi già preparati, quindi alcune cose venivano bypassate nell'insegnamento. Adesso dobbiamo essere più bravi noi ad insegnare. Ad esempio, qui c'è mia figlia, faccio vedere, qui mia figlia aveva 4 anni,
racchettina corta, quella che vi ho fatto vedere prima, è seduta in modo che si concentri solo sul braccio. Intanto vedete la racchetta diritta, ok, non la racchetta piatta, quindi non la racchetta parallela col piatto delle corte parallela alla sua testa, ma la racchetta di taglio, quindi vuol dire che ha il grip giusto, ha il grip a V, e vedete arriva il volano, la racchetta va dietro e poi va avanti, quindi non c'è un colpo a padella, e lei è contenta perché tira forte, tira lungo e si diverte, ok? Esatto, e qui avrà 4 anni mia figlia, e ripeto che mia figlia non gioca a badminton, assolutamente, però cerco di dargli tutti quegli elementi negli sport che poi gli serviranno per scegliere lo sport che in futuro vorrà fare. E vi faccio vedere qualche altro video, ad esempio sugli split. Sugli split possiamo vedere questo video qui, che ci riporta un pochettino a un insegnamento degli split. Levo il video così ci parlo io sopra. Ci fa vedere un pochettino gli split, i vari tipi di split, dai, li ricordiamo assieme, quindi ecco, lo split neutrale, che può essere una divaricata sul posto, lo split direzionale, aspetta che lo metto da capo, ok, lo split neutrale, che può essere una piccola divaricata sul posto, oppure anche un saltellino sul posto, lo split direzionale, quando ti poni in diagonale, lo split direzionale, ok, e lo split difensivo. Lo split difensivo vedete che assomiglia un po' alla posizione del bagger, quindi c'è una bella divaricata, si scende con il bacino in posizione di squat che ti prepara la difesa. Ecco, questi tipi di split le puoi fare anche a coppie, no? Le puoi fare a coppie creando un vero e proprio balletto con il tuo compagno. Adesso qui vedete, siamo due adulti, ma io l'ho fatto quest'inverno con i bambini anche di prima elementare. Ovviamente non è che alla prima volta è venuto perfettamente, ma facendoglielo vedere bene, lentamente, dopo 4-5 minuti sapevano farlo, ok? Poi chi più, chi meno, ovviamente, però sapevano farlo. Quindi questo, il ballo degli split, chiamiamolo, se vedete il giocatore in figura, ecco, vedete uno split neutrale, uno split direzionale, e intanto c'è anche il battito delle mani, quindi fa anche un po' di coordinazione, arti inferiori, arti superiori, ok? Poi ci si richiude i piedi, ok? Uno split direzionale dall'altro lato, e poi si fa uno split difensivo andando a battere sotto. Beh, vi faccio vedere all'inizio. Ok, guarda. Ecco, neutrale, chiuso, direzionale, chiuso, direzionale, chiuso, difensivo. Neutrale, direzionale, direzionale, difensivo. Neutrale, direzionale, direzionale, difensivo. E sai, puoi utilizzarlo come riscaldamento, ma puoi anche utilizzarlo come esercizio per l'agilità, per la coordinazione, via dicendo. Sempre per gli split, ma qui ovviamente stiamo andando a un livello dove i giocatori sanno già fare qualcosa, sanno leggermente muoversi, sanno perlomeno colpire sotto rete, ma è una cosa che se il badminton a scuola lo fate regolarmente, e quindi ecco, i giocatori hanno un'abilità minima di base, o avete un club ovviamente, o il badminton lo fate anche non solo in orario curricolare, ma anche in orario extracurricolare, potete fare questo. Intanto ve lo spiego. Allora, c'è un feeder, esercizio, c'è un feeder alla rete che lancia volani corti, un feeder, vedete che è posizionato qui, che dovrà muovere questi cerchi, ok? E un giocatore o più giocatori che, partendo dal fondo campo, percorrono la linea mediana, ok? Corrono, corricchiano, camminano, buttano i piedi qui nei cerchi, quindi saltano nei cerchi e poi vanno a colpire il volano a rete. Cosa succede? Che è questo giocatore che comanda, perché se metterà i cerchi paralleli, lo split sarà parallelo, sarà neutrale, e quindi io, che dovrò stare attento a vedere i cerchi come saranno spostati, potrò buttare, lanciare il volano o da un lato o dall'altro della rete. Se invece lui, il feeder a terra, posizionerà i cerchi uno davanti all'altro, cioè quindi in diagonale, io dovrò stare attento a dove lanciare il volano. Immaginate se questo cerchio verde è qui, davanti al rosso, io dovrò buttare il volano in questo lato, o viceversa dall'altro. Vediamolo che è più semplice. Ok, guardate.
Direzionale, e il volano va verso il verde, ok? I cerchi sono direzionali, il volano va verso il verde. Vediamo, parallelo, posso tirare il volano dove voglio, vediamo i cerchi come vanno, sempre direzionale al verde, ok? Ok, parallelo, vediamo se sposta il cerchio rosso, eccolo lì, cerchio rosso in avanti, avete visto? Cerchio rosso in avanti, avete visto? E io tiro i volani verso il cerchio rosso. Ecco, in questo modo intanto c'è un grande lavoro di squadra tra chi lancia, tra chi deve muovere i cerchi, ma soprattutto il giocatore che da fondo campo parte si deve adattare, quindi mettere i piedi paralleli piuttosto che un avanti e uno dietro e andare a giocare sugli split. E questo mi hanno detto già ieri, lo split, io ve l'ho detto ieri a livello promotore, a livello molto bassi, insegnerei tre cose nel badminton. Lo split, ok? Quindi fare quel saltino, ok, ecco qua lo schermo, vedete, fare quel saltino in modo da reagire più velocemente verso il volano. Vi ricordo che lo split va fatto quando il tuo avversario, quindi io sto giocando, se il mio avversario sta per colpire il volano o al momento dell'impatto, io reagisco facendo un piccolo saltino sul posto. E all'inizio va benissimo anche solo che i principianti sappiano almeno fare lo split neutrale, il saltino sul posto. Poi quando sono abili e in grado di capire la situazione, si orienteranno con i piedi, ma questo viene in avanti. Quindi ecco, dicevo, io tre cose farei a livello di principianti, a livello di insegnamento. Split, curare bene il lancio, ok? Perché se curiamo bene il lancio da sottomano, diritto, da sottomano di rovescio, da sopramano di diritto, da sopramano di rovescio, da sopra la testa, andando curando bene il lancio, poi abbiamo già un'idea di come si muove sto braccio e avambraccio. E poi ovviamente è fondamentale le impugnature. E dicevo le impugnature, almeno due, impugnatura V e l'impugnatura d'angolo. L'impugnatura d'angolo al pollice disteso in quel lato piccolo dell'ottagono, quello in diagonale. E con questa impugnatura V ad angolo, a V ad angolo, si riesce già a fare parecchi colpi e gestire bene il volano. Ogni colpo, ogni sua impugnatura in base all'altezza del volano, quindi dove è colpito il volano, se è colpito sopra la testa, a mezzo campo o davanti, e ovviamente se è colpito a destra piuttosto che a sinistra. Sì, Salvo, faccio vedere un video, poi ti rispondo alla domanda. Faccio vedere l'ultimo video, ok, lo presento e poi mi fai pure la domanda. Allora, vi presento il monitor, faccio vedere ancora questo video, e di nuovo anche sugli split. Ripeto, ma io vi dico che sono tutti giochi che ho fatto anche con bambini, quindi funzionano. Ad esempio questo qua, ecco, se voi vedete questo video, ecco, lo faccio grosso, c'è un giocatore al centro, ok, che, intanto questo video è ottimo perché vai a giocare sulle impugnature e quelle che vi ho detto prima sono sufficienti, cioè angolo e a V. Vai a giocare sulla sensibilità perché si richiede a tutti i giocatori di accompagnare il volano, di colpirlo in modo morbido. E questa è una delle cose anche che dovete insegnare quando insegnate il badminton, che non è che vince il giocatore che tira più forte, non è assolutamente così. A badminton vince il giocatore che sa controllare il volano. Okay, quindi che lo sa inviare dove vuole lui. Ecco, qui in questo esercizio ci si chiede proprio di controllare il volano, quindi vedete questo giocatore al centro che manderà il volano a tutti i giocatori di lato dove vuole lui. Tutti i giocatori a lato, non importa dove e quando riceveranno il volano, ma reagiranno sempre facendo gli split. Cosa succede? Che quindi tutti i giocatori a lato, come se fossero dei pianeti intorno al sole, che è il giocatore al centro, eseguiranno in timing lo split, quindi quando il giocatore al centro starà per colpire il volano o al momento dell'impatto, i giocatori intorno vedrete che si attivano facendo split a volte sul posto, quindi neutrale, a volte direzionali. Nel frattempo c'è questo volano che viene spostato tra il sole e i pianeti. Vedete i giocatori fuori che reagiscono con degli split? Non importa se sono split direzionali o split neutrali, ma intanto stanno allenando. Poi vabbè, qui c'era anche la variazione che un allenatore da fuori diceva via, e al via i giocatori, vedete, si spostavano dalla loro posizione. Il volano va tenuto in gioco molto semplice, vedete, molto facile,
non viene né schiacciato né giocato verso il basso, è giocato sempre un po' verso l'alto. Ecco, è un gioco anche ovviamente di gioco di squadra, ma soprattutto un gioco di sensibilità. E vai a curare anche i passi. Ok, i passi e gli split soprattutto. Interrompo presentazione, c'era Salvo. Sì, Fabio, no, era solo una. Parlavo di impugnatura, tutto qua. Se c'è un'impugnatura particolare nel doppio, perché è sotto rete. Della rete schiacci, dici, della rete di Sì, schiacci. in attacco. Sì. Allora, quando le impugnature sono quattro, eh? Allora, impugnatura V, impugnatura d'angolo, e per iniziare assolutamente queste due vanno benissimo, e poi ci sono le altre due. Impugnatura a pollice, che il pollice non è più sull'angolino del manico, ma è sul lato più largo del manico. Eh? Solitamente tutte le racchette qui hanno la marca. Ecco, l'impugnatura a pollice è semplice perché il pollice deve essere disteso davanti alla marca. Ecco, questa impugnatura a pollice, se tu, Salvo, vai a rete di rovescio e il volano è sopra la rete, sopra il nastro, con l'impugnatura a pollice, come se fosse uno schiacciamosche, ti permette di schiacciare il volano. E poi c'è la mitica impugnatura a padella, che è esattamente come l'impugnatura V. Vedete, questa è l'impugnatura V, è la racchetta di taglio. L'impugnatura a padella è uguale, guarda, io le dita non le sposto solo la racchetta. L'impugnatura a padella è come l'impugnatura V, è che la racchetta invece della sede di taglio è a padella. E questa impugnatura si usa, per carità, si usa però per alcuni colpi, non sicuramente sopra la testa. Poi ripeto, per palleggiare in modo ludico va benissimo sopra la testa l'impugnatura a padella, cioè per me non va benissimo, però se vogliamo scambiare il volano, ok, proprio il discorso di ieri, basta poi qualche pratica così, spadellando sopra la testa, che puoi andare a ricorreggere in come l'impugnatura V. Sono cavoli da. Avete capito? Infatti, no, meglio quella col pollice sulla marca funziona. Sì, Grazie, Fabio. prego. Uno chiedeva la respirazione, dei suggerimenti sulla respirazione. Ok, Aspetta. sì, la respirazione ovviamente è importante Sì, la respirazione. come in tutti gli sport, quindi non è che devi giocare in apnea spesso, come anche nel tennis, e prima di colpire inspiri e poi quando vai a colpire, espiri, in modo da rilasciare, e il respiro è anche da decontrarre ovviamente tutti i muscoli respiratori, dal diaframma alla cassa toracica, allo sternocleidomastoideo, tutti quei muscoli accessori che ci servono per la respirazione. Quindi colpire, tra virgolette, così che sei in apnea non è molto funzionale. Però, se devo prima andare a scegliere delle cose, la respirazione la lascerei, cioè il curare la respirazione sono quei dettagli che all'inizio non è che fanno differenza. Fa la differenza soprattutto appunto saper ruotare braccio a braccio e saper impugnare bene. Poi tutti questi dettagli piano piano si mettono a posto. I video, questi che vi ho fatto vedere, se voi andate sul mio Facebook, quindi se mi chiedete l'amicizia, io sono Fabio Moreno, mi chiedete l'amicizia, e poi se andate, aspetta che ve lo faccio vedere. Sono video che negli anni ho messo, si chiamavano la ricetta della settimana, ne ho messi alcuni. Ecco, dicevo, se voi andate sul mio Facebook, aspetta che è qua, mio Facebook Fabio Marino, se voi andate qui, se voi andate in foto, e poi andate in album, e poi andate in video, trovate i video. Oppure se qui sopra in alto dove c'è ricerca, scrivete ricetta della settimana, tutto attaccato, ricetta della settimana, ecco la 4 attaccato, vi escono tutti i miei post, perché poi ci sono dei post anche di 3, 4 o 5 anni fa. A me piacerebbe, perché comunque durante il corso promoter, scusate che levo la presentazione, allora, a me piacerebbe fare un manuale dove ci siano solo video di giochi. Durante il corso promoter sapete che si gioca solo, poi il gioco è spiegato nel manuale, ovviamente il video ha tutta un'altra presa, sia per chi lo guarda, per chi lo osserva, per chi lo fa, perché comunque è immediato. Mi piacerebbe fare un manuale di soli video, però bisogna avere il tempo. Il tempo è anche i soldini, perché adesso quelli erano tutti registrati col telefonino, per capire si capisce, ma fare un bel lavoro per la scuola o per gli insegnanti, dove vai a filmare
un percorso, dovrei filmare un percorso che ti porta poi ad avere delle certe abilità per giocare a badminton, sarebbe bello fare, chi lo sa, in futuro. Okay. Allora, come vi ho detto, le impugnature sono quattro, quindi c'è quella col pollice, però, come vi ho detto, se vogliamo semplificare il più possibile e non immettere nella testa dei ragazzi troppe informazioni, le due principali che insegnerei sono quella V e quella d'angolo, perché appunto, come hai detto tu bene, Marinella, da quella V a quella d'angolo c'è solo da allungare un dito, quindi una semplicità estrema, mentre se passo dalla V al pollice c'è quella piccola azione di motricità fine, ma direi elementare, che però deve far ruotare il manico dentro al mio palmo, quindi vedete questa azione che fanno le dita in modo che poi il mio pollice risulti, ecco lo faccio vedere, risulti sul lato largo del manico, ok, dove c'è la marca, ecco, è un pochettino più complicato. Il grip a pollice si insegna ovviamente perché ci sono dei colpi dove va utilizzato, però io nei, poi dipende da quando voi avete fatto il corso promoter, io ad esempio negli ultimi anni ho sempre detto è comunque un'impugnatura un po' vecchia, ripeto non è sbagliata, però un po' vecchia, adesso soprattutto sotto rete quasi tutti usano il grip a V, vedete, adesso non vedete perché, ecco, lo faccio col sinistro, il grip a V, vedete, quindi col pollice qui sul lato e non sotto, cioè sotto la marca. E quindi ecco, io mi concentrerei su quelle, perché è proprio più facile, allunghi il dito e il gioco è fatto. E non è che c'è uno svantaggio, si gioca ben uguale. Okay. E quando gli insegni il kill, glielo insegni o lo fai sull'angolo? No, o gli insegni a spostarlo lì? Allora, perché è più comodo, no? Schiaccia la mosca. Bravo, esatto. Allora, se il kill è... Perché si cambiano impugnature? Perché ovviamente cambiando impugnature il piatto della racchetta ha quell'indicazione giusta, perché cambiando impugnature comunque ruoti un po' il manico, e alcune volte il piatto della racchetta ha quell'inclinazione giusta sul volano per poi giocare il volano lungo linea, al centro, diagonale. Quindi assolutamente sì, per il kill, soprattutto lungo linea, uso il grip con il pollice, perché appunto il grip con il pollice schiaccia la mosca, vedete, se io faccio questa azione di estensione e anche di rotazione, comunque la mia racchetta, vedete, arriva verso di voi ed è dritta e schiaccio lungo linea a rete, faccio il kill lungo linea, ma se io con la stessa azione uso il grip ad angolo, quindi questo ad angolo, questo è a pollice, vedete che il pollice è nascosto dietro, no? È nascosto, non lo vedete mai dietro, ok, grip ad angolo, con la stessa azione che faccio prima, vedete che quando la racchetta arriva verso di voi, non è più piatta, è in diagonale, allora cosa succede? Il kill fatto con il grip a pollice manda il volano lungo linea, il kill fatto con il grip ad angolo manda il volano incrociato. Quindi per quello poi è fondamentale ovviamente sapere utilizzare tutti e quattro i grip, perché ti permettono di mandare il volano da una parte piuttosto dall'altra. Però, ripeto, generalizzando alla grande, io all'inizio mi concentrerei sulle pugnature, V ed angolo. Sì, ho un'altra domanda. Usando quella V nel netshot, cambia qualcosa nel netshot? Sì, ho capito. Io lo facevo con il pollice. E siccome c'è un quarto di giro e siccome stai dicendo che ovviamente cambia la direzione della racchetta, mi chiedevo se nella tecnica esecutiva c'era qualche... modifica. Allora, nel net shot di rovescio, che quindi è un colpo sotto mano, ok? Il volano viene colpito da sotto, come c'è scritto anche nel manuale, puoi colpirlo il volano sia col grip ad angolo, come io, sia con il grip a pollice, non cambia niente. Poi, come dici tu, non serve fare rotazioni, basta anche solamente stringere le dita che crei quell'effetto rimbalzo, o non fare assolutamente nulla e il volano rimbalza da solo, no? Non cambia niente. La differenza è che tu parti con la racchetta V, ok, solitamente, poi vai verso l'angolo di rovescio, se metti il grip con il pollice devi sempre fare colazione di rotazione, no? Un pochettino più macchinoso, ma no, il risultato va bene, però è più semplice col grip ad angolo, perché è più immediato. Però va bene tutte e due, perché è sul manuale, quindi non voglio dire... Grazie. Prego, se uno parte già col grip, che quindi in posizione d'attesa, no? Non è un giocatore... Quello è il primo problema, no? Immaginate il giocatore in posizione d'attesa, no? Cioè, che sta aspettando il volano, intanto vi ricordo che in posizione d'attesa la racchetta si tiene davanti a sé e non in mezzo alle gambe, bassa.
Ecco, il primo problema viene se il giocatore già aspetta così, no? Se aspetta così con la padella, capisci che poi succede spesso e volentieri che sul rovescio fa sta roba qua, no? Sta schifezza qua, ecco. Quindi, per quello l'impugnatura sono importanti. Si chiama grip AV di base perché è usato su tanti colpi e va tenuto già nella posizione di attesa. E poi, ecco, se sul diritto mantieni quello, se sul rovescio puoi allungare solamente il pollice. O mettere il pollice, per appunto, come dici tu, un po' più complicato. Però sì, i grip sono fondamentali. Se i grip non si insegnano, ripeto, hai l'idea di farli solo divertire e i giocatori, guarda, in un modo o nell'altro si aggiustano nelle maniere più storte, riescono a colpire il volano, perché questa è la bellezza del badminton, che è molto semplice. Però anche nel tennis, di là di riffa o di raffa la pallina la puoi mandare di là della rete. Però se poi non sai usare l'avambraccio, se non sai posizionarti, se il grip è un pezzo di legno, poi rimarrai sempre scarso. Però se ti vuoi divertire a scambiare una pallina in volano, va bene tutto, per carità. Ok, intanto sono già le 11:10. Intanto ecco, vi ricordo, quei video che vi ho fatto vedere, li trovate o sulla mia pagina Facebook, Fabio Marino, o appunto sul canale YouTube, se volete iscrivervi, io ci sono quei video con questi campetti che ovviamente non troverete mai un giocatore perché non ho due nani che possono saltare qua, ma uso i tappi piuttosto che questo volano che poi in uno schermo nero si vede molto bene, piuttosto che uso questi piedini che mi sono costruito per far vedere i movimenti, però veramente molto, molto semplice, non è nulla di alto livello. Ecco, vi faccio vedere ancora questo video, ad esempio questo, ecco ad esempio qui, beh ci sono io perché è capitato che c'ero io, c'è un ragazzino di là, adesso lì forse aveva, credo che avesse 11 anni, in quel momento lì 11-12 anni, ecco stiamo palleggiando da sottomano, ok, spesso di rovescio, tra l'altro io sto usando grip ad angolo e l'altro grip a pollice, e poi c'è questa pallina che viene rimbalzata, ok, fatta passare e va presa al volo, ok, e qui anche vai a lavorare sulle impugnature, quella AV o quella pollice, io meglio dico quella AV o quella ad angolo, e vai a lavorare sulla sensibilità, cioè nel colpire il volano, nel farlo rimbalzare, basta farlo rimbalzare sulle corde e a gestire questi due oggetti in volo, uno in volo rimbalzato, che diventa un bel esercizio di feeling, ma anche poi un esercizio di attenzione, perché poi alla fine in questo sport, ragazzi, ci va soprattutto tanta attenzione, perché si gioca al volo, quindi ed è molto veloce, quindi basta un attimo di disattenzione che sei già fuori dal gioco. Quindi ecco, sempre lavorare con esercizi dove sia richiesto un grande focus, attentivo, è fondamentale. Io avrei finito, Liana, se non ci sono domande, no, ovviamente. Tonia Ligursi voleva ciao Fabio, volevo chiederti una cosa sul regolamento, perché mi sono sempre poi trovata in difficoltà quando mi trovavo a svolgere lezione in palestra, se potevi eventualmente solo accennare alle principali infrazioni che si possono commettere durante la fase di gioco e delle eventuali penalità e sanzioni che si applicano, proprio quelle principali che possiamo tenere presente quando facciamo giocare i ragazzi, magari nel singolo. Allora, sì, intanto, se dicevo prima, se comunque vai sul canale YouTube, c'è proprio un video. Sì. C'è proprio un video che si chiamano colpi e falli nulli, no? Ok. Guarda, lo trovi qua, video, non so se lo vedi. Aspetta. Aspetta che... C'è scritto video 5, falli e colpi nulli. Ok. Va bene. Che lo spiega. Comunque, aspetta che mi rimetto io. Ecco, falli e colpi nulli. Comunque, generalizzando e semplificando, questo è il campo da badminton, questo è il campo da badminton. Ad esempio, partendo dal servizio, quando servi la regola dice che devi impattare il volano dal basso. Adesso la regola dice che il volano va impattato sotto l'altezza di 1,15 m. Quindi immaginate, okay. 1,15 m più o meno, sempre più o meno l'altezza. Okay. All'altezza della vita, più o meno, generalizzando. Quindi quello è il primo fallo. Quando servi, devi avere i piedi dentro
il tuo rettangolo, quindi se hai un piede sulla riga è fallo. Mm-hmm. Quando servi devi avere i piedi dentro il campo e non sulle righe. Sì. Quando servi, se quando servi alzi un piede è fallo, perché quando servi devi avere i piedi a contatto, quindi ti puoi alzare sulle punte anche, ma non puoi staccare una porzione sì. del piede. Ad esempio, quando ricevi invece non puoi partire prima, quindi non puoi partire prima che chi batte abbia servito, perché sennò anticipi, no? Certo, sì. Quindi, quando sei in ricezione, aspetti con la tua racchetta così, aspetti finché quando l'altro tocca il volano, puoi partire. Sì. Questi, ad esempio, i falli del servizio ricezione. Poi, durante il gioco, è fallo, i colpi sono nulli, se il volano, ad esempio, tu stai giocando contro di me, colpisce il mio corpo, hai fatto punto, perché okay, non posso colpirlo di rimbalzo, no? Certo. Cioè, corpo più mano. E fallo anche, e può capitare, se mentre nel gioco il volano viene accompagnato, cioè invece di colpito... Ah, ok. Sì, che poi spesso... Sì, sì. A volte capita, la parte prima. Sì, sì. A volte capita che ragazzi, come se fosse un cucchiaio, è fallo. Sì. Non puoi colpirlo due volte, ovviamente, di rimbalzo, è fallo. Sì, sì, sì. Ogni volta che il volano va nella rete, è fallo, cioè perde il punto. Sì. Se quando sei vicino alla rete, tocchi la rete con la racchetta prima che il volano sia passato di là e sei caduto, è fallo. E fallo invadere anche con il corpo sotto la rete, se disturbi l'avversario, cioè se l'avversario è lontano dalla rete, tu magari metti un piede sotto non succede niente, ma se tu invadendo disturbi l'avversario e il suo colpo successivo è fallo, e fallo, i colpi sono nulli tutte le volte che tu indirizzi il volano. Io sto giocando, sono qui, sono giocatore blu, sto giocando, ogni volta che il volano lo mando fuori, è fallo, quindi perdo il punto, e il servizio, il punto passa all'avversario come nella pallavolo, e fallo anche nel doppio, ovviamente, che il volano va colpito solo da un giocatore della coppia, quindi non è che posso toccarlo io, poi l'altro, e poi lo rimetto in gioco. Ecco, è molto, in quel video lo trovi, i colpi, i falli, i nulli sono molto semplici, nel bambito anche direi abbastanza intuitivi, ecco. Io ho finito, Eliana, grazie. Va bene, grazie a tutti.